Ciao a tutti, eccoci qui per un'altra nuova puntata di In Cucina con lo Chef. La mia assistente Antonella Carrieri e il mio chef Nicola Bizzarri. Quest'oggi vi facciamo un bel filetto di maiale, lo andiamo a lardellare con della pancetta, con il nostro contorno, pancetta affumicata, poi ovviamente rosmarino e salvia che sposano bene questi sapori, un po' di pepe rosa. La base sarà di burro e metteremo a parte del cavolfiore che andremo a sbollentare e poi a ripassare in padella per dargli una croccantezza. Ok, vediamo gli ingredienti. Abbiamo del burro, vino bianco, olio extravergine di oliva, pepe rosa, cavolfiore, salvia, rosmarino, filetto di maiale, pancetta affumicata, tagliata ovviamente sottilissima. Sì. Andiamo nell'esecuzione, cominciamo a preparare i nostri filetti. Ecco qua, ne abbiamo ricavati due. Perfetti. Andiamo a stendere la nostra pancetta, così. Uno e due. Viene arrotolata. Perfetto, sicuro. Sì. Mettiamo qualche foglia di salvia una volta che sistemiamo bene le foglie di salvia, mettiamo il filetto di maiale e cominciamo ad arrotolare. Eccolo qua, e abbiamo il nostro. Già così sì. Mette voglia a mangiarla. Ecco, la stuzzica denti userai o viene legata questa? Allora, si può fare in ambedue i modi. A me piace legarla un attimo, perché comunque stuzzicadenti andiamo a bucare la carne e comunque poi non tiene bene come uno spago. Adesso ci serve solo da tenerlo compatto. Prepariamo una padella, un po' di burro. Ah, non l'olio? No, l'olio ci servirà solo per rosolare i cavolfiori che andremo a dare una lessata in acqua. Scoliamo, raffreddiamo e poi rosoliamo in padella. Sciogliamo il burro, mi raccomando, con il burro sempre un fuoco molto moderato, non ha bisogno di fiamma forte. Una volta che si scioglie il burro, andiamo ad aromatizzare con rosmarino e foglie di salvia. Mettiamo i nostri filetti. Pizzico di sale e aggiungiamo del pepe rosa. Sicuramente quell'aroma e quel profumo, e anche a livello cromatico si sente il profumo buono. Sì. Vado a girare un attimo i nostri filetti. Eccoli qua. Vedi quando si comincia a sciogliere un po' anche il grassetto. Della... si vede. Anche molto bello da presentare. Nel frattempo scottiamo in acqua bollente leggermente salata i nostri cavolfiori. 4-5 minuti, il tempo di ammorbidirli, poi li andremo a tagliare a metà e rosolare. Quindi procediamo con la cottura dei filetti. Cos'è andiamo questo? Vino bianco. Ah, vino bianco. Andiamo a bagnare con un goccio di vino bianco. Dare un po' di supporto anche al burro, se no tende a bruciarsi, e lasciamo cucinare 4-5 minuti da un lato e 4-5 minuti da un altro. Si ritirerà e formerà la sua salsetta e li accompagneremo con i cavolfiori. Eccoci qui Antonella, i nostri filetti hanno fatto 4-5 minuti per ogni lato a fuoco ovviamente moderato, poi su questo piano di cucina che è a induzione, si è sporcato, vabbè, basta fare così, guarda, che spettacolo, pulito, è il sogno di ogni casalinga, donna che lavora, non so, di ogni il marito. Come, hai mai detto a tuo marito pulisci la cucina? No, ci sto facendo già il pensierino io. Bene, perché cambiamo effettivamente... cucina, piano cotture però. In qualità marito di... marito non lo cambiamo, cambiamo solo il piano cottura. Certo, sicuramente in... a livello di pulizia, igiene, sì, una passata, sì, veramente. Allora, abbiamo
scottato, se vi ricordate. Cavolfiore. Cavolfiore, scolato. Andiamo un attimo a tagliare così, in senso a metà. E lì ripassiamo un attimo in padella per rosolarli. Pizzico di sale. Cavolfiore, ma devi far rosolare? Sì, sì, facciamo rosolare il cavolfiore. Andiamo a dare quella rosolatura che è croccantezza in padella, che dà anche armonia e gusto in bocca. Prendiamo i nostri filetti, belli, eccoli qua, perfetto. Andiamo a togliere lo spago, quindi andiamo a girare anche, ecco, guarda che bello, il cavolfiore sì, dorato. Ah, che bello, vedi? Facciamo anche da quest'altra parte, eccolo qua. Ok, un cucchiaio da poter impiattare. Andiamo a posizionare i nostri filetti. Possiamo metterlo uno così, un altro addirittura mettiamo in piedi. Questo filetto, poi il profumo è buono, spettacolo. Si sente proprio col burro. Sì, sì, perfetto. Ci sono gli aromi che vanno proprio bene. Andiamo ad irrorare con il suo fondo di cottura. Non c'è farina qui, ovviamente. Non abbiamo bisogno, perché comunque la sua cottura è di 7-8 minuti, quindi il vino evapora e tende a legarsi con il burro. E guarniamo con del cavolfiore croccante. Eccolo qui. Adesso non ci vuole mettere le patate, per contorno pure vanno bene, vero? Anche patate, certo. Patate, dei fagiolini. Irroriamo un filo d'olio sui cavolfiori. Bello. Il nostro piatto semplice, buono, appetibile, è pronto. Vi diamo appuntamento alla prossima, alla prossima puntata su questo canale. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.